posto. A posto. Com'è la vista da lassù, Zed? È magnifica, Chucky, si vede tutto sotto sopra. Si sa niente di nuovo? Riesci a vedere qualcosa, Mahoney? Sì, Ted il duro si è beccato 30 anni e non è affatto contento. Portatelo via. Nessuno mette in gabbia Ted il duro, giudici, aspetti e veggià. Niente paura, capo. Proctor e Copeland sono i miei uomini migliori. Non lo perderanno di vista un solo istante. Ecco il segnale, preparati. Accidenti! Il capo è un maestro nel progettare i piani. Ma dove è sparito? Oh, è filato dalla finestra, credo. Harry, se questa lei la chiama massima sicurezza, è scappato! Ma dove sono quegli idioti? Pronti, ragazzi! Il nostro uomo tenta la fuga, come sospettavo. Carico! Mancato di tanto così. Peccato! Hai sbagliato albero, uccellino! Non mi va di giocare a cavalluccio! Al galoppo, piede piatti! Io non vedo niente! Buono, che poi ti do la biada! Prendiamoli, Moses! Allora ci avete preso gusto. Salga, capo! E perché ci avete messo tanto, eh? Vai, vai, bandegatti! Bel colpo, ragazzi! Permette, signora? Ma certo, faccia pure. È mio! Fermatelo! Stia attento, capitano. C'è un sacco di vernice qui intorno. Brillantissima operazione, agente Mahoney. Che cosa? Affido a lei e alla sua squadra il compito di scortare Ted il duro al penitenziario. La vostra missione è condurre il criminale alla prigione federale, qui. Non si fa chiamare il duro tanto per fare. La sua banda tenterà l'impossibile per liberarlo. Buona fortuna, uomini. Sono tutto orecchi, Mahoney. Qual è il tuo piano super geniale? Faremo una vacanza, per così dire, ecologica, capitano. Ti credono di imbrogliare. Lo indovino subito anch'io che quelli sono dei poliziotti. Questa missione avrebbe dovuto essere sua, signore. I criminali non si accorgono mai di lei. Oh! Quella berlina ha l'aria sospetta, signore. Forse sono gli uomini di Ted. Sta buono, Proctor. Mi interessa di più dimostrare che questi idioti sono dei totali buoni a nulla. Mi ricordi proprio un sacco di immondizia, Ted. Ok, molla il nostro capo. Ma non così. Che razza di maniere sono? Lui viene con noi. Lo volete? Eccovelo. Oh! Capo! Oh! Fermi, o vi asciugo io con il mio bazooka ad aria calda! Spalmalo con la cera, nocca! Chissà da quanto non ti lavi. Noi ce la battiamo, ma con l'anello trasmittente ti seguiremo passo passo. Vi sembrate stressati? Un bagnetto vi rilasserà. Giù! Questo è troppo, Proctor.
Che questi pagliacci si scavino la fossa, io me ne torno al distretto. Gli abbiamo dato una bella ripassata. Se la ricorderanno a lungo. E ora svuotiamo il bidone. Buon viaggio, Ted. Me la farò pagare! Wow, benvenuto a bordo, tipaccio! Leva gli ormeggi, Chucky! Fatto! Non è che per caso sai come si guidano questi affari? Sarebbe un no? Pista! Reggiti, Chucky! Caspita, lo sai che vai proprio forte, piccolo? Wow! Mi deve scusare, signore! Ti piace la pallavolo? Maoni! Ecco Sed e Switchak che fanno la consegna. Le piacciono gli uomini in divisa? No! Non mi sembra il momento di giocare con la sabbia, Switchak. Abbiamo da fare molta strada. Se mi lasci andare, ti darò un sacco di grana. Niente da fare. Lavoro in incognito, ma rimango un poliziotto. E poi portarti in prigione sarà una vera vacanza. Ma ci pensi? Andiamo in vacanza in Grulotti, Chucky. Comunque i tuoi ragazzi non sono invitati. Grazie a quel congegno elettronico seguiremo il boss fino in capo al mondo. Benvenuti, non abbiate fretta e cercate di godervi le bellezze di Yellowstone in pace. Grazie, ma dobbiamo soltanto attraversarlo. Non date cibo agli orsi e non sostate vicino a un geyser. Di un po', Sed, non ti sarai perso. Complimenti, trova un posto per la notte. Ted, tu resterai nel camper. Noi faremo dei turni di guardia. Mi offro per il primo. Che si fa, gancio? Li facciamo addormentare e poi liberiamo il capo. Vuoi che ti rimbocchi le coperte, Ted? Beh, i criminali sono dei gran maleducati. Sogni d'oro, Chucky! Spegnere la luce, Ted. E se per caso dovessi andare al bagno? Chucky, forse qui non c'è il bagno. Che? Voglio tornare a casina mia. Credi che gli uomini di Ted siano qua intorno? Cos'è? Sono ombre cinesi. Vuoi vedere cosa faccio con i piedi? No! Mai nessuno che apprezzi la mia vena artistica. Il capo può anche aspettare fino a domattina, direi. C'è la pappa! Potreste darmi una tazza di zucchero? Un litro di latte, un po' di sale, un panetto di burro, cornflakes, pancetta, uova, pane, cassetta, marmellata, miele, biscotti. Scusi, da dove venite? Noi veniamo da... veniamo da Fort Worth.
manette adorabili! Mamma era secondina, le porta in ricordo dei bei tempi. C'è qualcosa che non mi torna. La prego, mi aiuti, sono stata rapita. Non sa quanto la capisco, cara. Anche mio marito mi ha trascinato qui di forza. Capo, sono io. Venga, le faccio vedere il nostro camper. Deve ancora fare colazione. Mangiatela tu, sbirro. Aspettatemi, mi si è inceppata la cerniera. Fermi. Siete proprio sicuri di aver ammirato appieno le mille bellezze di Yellowstone? Mandaci una cartolina, abbiamo fretta. Fermi quell'auto! Beh, ripassiamo a prenderti più tardi, capo. Siete sicuri di aver ammirato le mille bellezze del parco di Yellowstone? Ci mandi una cartolina, abbiamo fretta! Fatevi una bella passeggiatina, sbirri! Mai, mai sostare vicino a un geyser. Oh, che è successo? Il ranger ha ragione, Ted. Dovresti fermarti ad ammirare le mille e mille bellezze del parco di Yellowstone. Cara mamma, Yellowstone era bellissimo. Ma proprio non capisco come abbiano fatto gli uomini di Ted a trovarci. Vengono sempre qui in vacanza, piccolo. Accostati! Che cosa c'è, sceriffo? È una zanna di bufali, signore. Lei andava troppo forte. Aiuto! Sono stato rapito. Come mai alle manette ai polsi? Siamo agenti di polizia. Una divisa insolita. Siamo in incognito. Aspetti, il mio distintivo. Se lo tenga, vi porto dentro finché non avrò controllato. Risponde la scuola di polizia. Lasciate un messaggio dopo il beep. Parla Mahoney, siamo in prigione a... Buffalo City, South Dakota. Ci tiri fuori! E ora tutti a nanna. Starete qui tranquilli fino a domani. Speriamo che alla scuola abbiano sentito il nostro messaggio. Ce ne andremo di qui, dovesse cascare il mondo. Ehi, ma questa è un'eccella ballerina! Ho paura che sia il terremoto! Ti sbagli, pigmeo, sono i miei ragazzi! Sceriffo, cambia posto alla prigione! E perché mai? Allora è qualcun altro che lo sta facendo. La mia prigione. Riportatemi la prigione! Scusi, bisogna proprio andare così forte. Certo, è un'evasione, vengo una scampagnata. Chi guida comunque è una schiappa. La prigione! Oh, va bene, Ganso! Volevo dire no, non fermarti! Ragazzi, mi è venuto il mal di mare! Che cavolo faccio quando arrivo al fiume? Attraverso il ponte, no? Se invece il ponte non ci fosse! Se non c'è, allora... Fuori! Forza, preleviamo il capo e andiamocene di qui alla svelta. Che roba, sarebbe da brevettare come attrazione mozzafiato. Guardate, stanno scendendo il fiume. Davvero splendido. Come li inseguiamo? Con un pezzo di camion o un pezzo di prigione? Vada per il pezzo di prigione. Noi tremiamo. Voi tre... Attenzione quei rami! Zed, Hux, toglieteli di mezzo.
Aia! Ero una giovane marmotta da piccolo, ora lo mando via io. Bussa via, bussa via, bussa. Però non mi hanno mai promosso esploratore. Switchak, la prossima volta lascia a me gli effetti sonori, ok? Già che siamo in argomento, non sei tu a fare la cascata, vero? No, perché? Perché allora deve essercene una vera! Che delusione, gente! Rivaglio indietro il mio urlo! Guardate là, c'è una postazione dei Rangers! Benvenuti, vi auguro che possiate gustare le mille bellezze del Monte Rushmore. Dica, lei ha un fratello al parco di Yellowstone? Caspita, ho sempre sognato di vedere questa montagna. Sbrighiamoci, prendiamo questi aerei. E la voce di Ted. Andiamo, ragazzi. Mi hanno rubato gli aerei. Naturalmente, loro sono i cattivi. E com'è che me li rubate anche voi? Naturalmente, noi siamo i buoni! Eccoli, sono loro! Meno male che abbiamo ascoltato la segreteria telefonica! Come sapeva che erano qui? I turisti visitano sempre il Monte Rushmore! Arrenditi, Ted! Bussa via, mosciagino! Hai il brevetto di pilota, Zed? No, ma ho letto il barone rosso sulle strisce di Snoopy e neanche lui ce l'aveva. Ci avrei scommesso la testa. Oh, quello sbirro si sta avvicinando un po' troppo. Senti, lanciamogli addosso qualcosa. Hai ragione, Gaccio. Oh, no! Caduta a bombe! Ti arrendi? Oh, è il nostro motore che si è arreso. Dobbiamo fare qualcosa, si sfracelleranno. Presto, Tuck, il tuo bazooka spara arpioni. E ho capito al volo, Hightower. Ora faccio io. Gli aeroplanini erano la mia passione. Wow, si può sempre contare su Hightower. Jones, caccia impicchiata a ore 12. Fuoco a volontà. Hanno le mitragliatrici a terra, a terra. Ricevuto. Questa non ci voleva proprio. Ho avuto naso a saltare. Non ti illudere, Spirro. Prima o poi ti cuocerò a puntino. Va bene, creiamo un po' di turbolenza. Povero presidente, ha il naso tappato. Benvenuti! Avete almeno 30 anni per apprezzare le bellezze della nostra prigione. Grazie dello strappo, sceriffo. La vacanza è stata bella, ma sono contento di ritornare a casa. Certo, tornerete a casa come veri eroi. Ehi, ma qui siamo prigionieri! Dopo avermi costruito una prigione nuova. Che razza di certo!